Protagonisti della partita, Ciro Immobile, eccolo qua. Buongiorno Federica. Sì Alessandro, perché se... buongiorno a voi. Tu hai un duo siciliano, io volevo rispondere con un duo napoletano, Insigne Immobile, invece ho solo il più vecchio dei due, classe 90, dico vecchio perché questo Pescara sta regalando davvero dei giovani molto importanti e soprattutto, nonostante il pareggio di oggi, sta regalando alla Serie B una squadra che ormai è proiettata verso una categoria superiore. Sì, sì, intanto buongiorno a tutti, poi noi stiamo dando il meglio sempre in campo, non ce l'aspettavamo sicuramente di un inizio così esilarante, così bello e avvincente sia sotto il punto di vista del gioco che ovviamente dei risultati che poi col gioco che facciamo noi ovviamente stanno arrivando, quindi siamo contenti, ci godiamo questo momento. Dovete sapere che settimana scorsa Ciro ha segnato un gol paragonato da molti a quello di Cristiano Ronaldo. Zeman però l'ha subito bacchettato e ha detto non è nelle tue corde. Cosa gli hai risposto? No, ma ha bacchettato tutta la settimana per quel duello col Dubbio. Ha detto che non ci dovevo più riprovare perché non era nelle mie caratteristiche. Poi ovviamente se poi ci riprovo lo rifaccio, sarà dedicato a lui. Immobile, grazie, complimenti anche perché oggi avete cominciato a giocare addirittura meglio quando siete rimasti in 10. E questo ovviamente significa qualcosa, vuol dire che avete un'organizzazione di gioco importante, al di là delle qualità dei voi ragazzi, insomma giovani, che sicuramente dal punto di vista tecnico e atletico sapete dare un sacco, però siete ben messi in campo. Grazie Immobile, in bocca al lupo anche per la...